Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Donne allo Specchio. Un'altra donna protagonista questa sera, lei è Mariangela Fantin, presidente dell'associazione Donne Operatore Seno Udine, l'Andos. Buonasera e benvenuta. Buonasera e grazie per l'invito. Partiamo subito da Mariangela ragazzina e poi Mariangela che diventa presidente dell'Andos. Perché diventi presidente dell'Andos? Allora, io ho, diciamo così, ho avuto una vita abbastanza un po' particolare perché mia madre è morta con un cancro ed ero giovane, no? Perciò mi sono sempre avvicinata al mondo oncologico, tant'è vero che per un paio d'anni ho fatto anche volontariato in oncologia. Poi con mio marito, in una cena, ho conosciuto l'ex presidente dell'Andol, la dottoressa Springolo, e da lì è nata l'avvicinarmi all'Andos. E devo dire che è un'associazione che mi ha preso veramente tanto per i motivi e per il significato proprio dell'associazione. Perché ricordiamo che l'Andos si impegna in numerosissime attività, dal supporto psicologico, consigli nutrizionali, consulenza chirurgica, anche la donazione delle parrucche, perché questo è un'altra cosa importantissima che fate. Diciamo che in questi anni, da quando ho preso io, no, la presidenza, sono cambiate tantissime cose, perché all'inizio l'Andos eravamo in 60 persone, 60 socie, adesso siamo arrivate a 690 e qualcosa. E in questi anni veramente quello che offriamo sono svariate cose. Tu hai parlato bene del supporto psicologico, che è fondamentale, ma anche di quello che è un rapportarsi con altre donne in un percorso, quello che è la donazione della parrucca o del turbante, perché magari qualcuno si sa che la parrucca non è che la vuole avere, quello che è il tatuaggio dell'areola mammaria come percorso finale, no, di una donna. Oppure proprio quello che è un andare incontro a quello che sono i bisogni di questa persona. Abbiamo all'interno anche un avvocato molto in gamba che può dare dei consigli se purtroppo può capitare qualche cosa. Perciò cerchiamo di dare veramente quelle risposte che sono anche individuali, perché ogni donna ha un suo percorso, ogni donna ha una sua necessità e noi siamo proprio per questo motivo qua. Pensa che quando sono entrata io, l'Andos aveva un ufficio piccolino, invece adesso abbiamo una bella sede in via Diaz, dove abbiamo proprio la parte di accoglienza, la parte dove la donna può andare a fare quello che è un discorso di supporto psicologico individuale, dove fino a prima della pandemia potevamo anche offrire quello che era delle visite senologiche in collaborazione con i medici della senologia di Udine. Sono tutte quelle cose importanti che cerchiamo anche di far capire che sì, è vero che noi diamo supporto alla donna operata, ma cerchiamo anche di far capire quanto sia importante la prevenzione e far capire alle giovani: mi raccomando, fatevi vedere, andatevi a controllare, perché non è mai abbastanza quello che si fa. Nelle foto che ci hai inviato ci sono fotografie che ti vedono in diverse iniziative, anche in ospedale, assieme a dei professionisti come la dottoressa Cedolini, per esempio, quindi siete anche vicini alle strutture sanitarie, c'è collaborazione? Assolutamente, beh, ormai noi siamo tantissimi anni, no, che collaboriamo con l'azienda ospedaliera. Per tanti anni noi abbiamo pagato delle borse di studio, perciò abbiamo fornito dei medici. Questi sono stati per fortuna anche assunti dall'azienda ospedaliera, se penso a Luca Seriao, che è diventato il braccio destro della Carla Cedolini, la Michela, anche lei che è stata assunta, perciò è veramente, sono molto orgogliosa di questa cosa qua, anche perché sai, pensare che una persona mi dà dei soldi e questi soldi vengono dati e le persone sanno il perché vengono dati, che c'è un qualcosa, la persona ti dà più volentieri. Certo. Da poco abbiamo donato due ecografi portatili, uno alla Carla Cedolini che ce l'aveva chiesto, poi è venuto vicino il professor Piercamillo Parodi che mi ha chiesto anche lui, perché anche loro avevano un macchinario vecchio, abbiamo trovato una banca che ci è stata vicino e siamo riusciti a donarlo anche a loro, no?
Ed è bello perché c'è veramente un interfacciarsi con loro, cercando veramente di andare incontro. È normale, siamo un'associazione di volontariato, non riusciamo a coprire tutte quelle che sono le esigenze, perché se penso anche alle richieste che ci hanno fatto da poco, richieste certe volte no, un po' difficili da realizzare, però per quello che possiamo cerchiamo adesso veramente di stargli vicino e di riuscire veramente a concretizzare anche quello che noi adesso insieme alla Carla Cidolini vorremmo realizzare, quello che è la parte dedicata alla donna, no? All'entrata dell'ospedale, e stiamo cercando un'azienda che ci regali gli arredamenti, perché poi verrà fatto tutto l'angolo rosa, no? Dove verrà coinvolto tra l'altro anche la parte non solamente senologica, ma anche un altro reparto sempre dedicato alla donna. Certo. E per noi è importante, perché cerchiamo veramente di stare sempre più vicino a queste cose qua, perché d'altronde sono cose che è dell'ospedale, ma che servono a tutte quante. Certo, anche perché questa è una malattia che colpisce tantissime donne, anche tante giovani. Tu hai conosciuto tante donne che si sono rivolte a te, all'associazione, per chiederti aiuto, quindi tantissime storie, una diversa dall'altra, e tu riesci insomma a dare un supporto a tutte loro. E tu personalmente come stai? Perché insomma gestire, sentire tutte queste storie, insomma bisogna avere anche un bel carattere per saper star dietro anche allora, tutte queste storie. Questa è una domanda un po' complicata da rispondere. Ti posso assicurare che spesso e volentieri sono anch'io che piango con loro, perché ci sono storie che veramente ti prendono al cuore. Tu hai conosciuto anche una Federica, no? Una persona meravigliosa, e quando ci vediamo, che parliamo, insomma, la lacrima ti scende, è normale. Però sai qual è il bello dell'Andos? Che non è un'associazione dove ti trovi solamente lì in ufficio, fai la chiacchierata, ti bevi il caffè e poi basta. Ma c'è il messaggino, ti ritrovi fuori, come oggi con un caffè, vai a farti una camminata. C'è un'amicizia che ti lega al di fuori dell'associazione, e quando perdi o quando magari qualcuno ti chiama, ti dice ho una recidiva, veramente vai in panico, perché capisci quello che sta passando, certe volte ti senti veramente impotente, no? Perché vorresti dare tante risposte, però certe volte le risposte non ce le hai. E certe volte quando magari vedi che le cose stanno peggiorando ti senti veramente un niente e quindi diventa sempre più difficile no, la cosa. E io dico sempre che vorrei che questa malattia fosse una malattia che non ci fosse, no? Che ci fosse la speranza che tutte quante la superano con serenità. Però purtroppo questo non è perché soprattutto nelle persone giovani, vediamo adesso ho una ragazza di 30 anni che si è iscritta a noi e ti prende il cuore, no? Ti prende il cuore perché ha una bambina piccola e dici mamma mia, è difficile riuscire a dire a stargli vicino. Devi stargli vicino perché diventiamo, come ti ripeto, una piccola ma forse grande famiglia. E dici, boh, non lo so cosa... Però l'Andos prende forza anche grazie a tutte le iniziative, le serate che organizzate, e tu ne hai sempre una in mente, possiamo dirlo? Sì. Meno male, perché poi sono serate che vedono tutte queste donne riavvicinarsi in una serata d'allegria anche, sì. No? Beh sì, il bello è questo, no? Perché il dolore, lo stare insieme, il divertirsi, il condividere un qualcosa e il pensare che c'è il positivo. Questo è il messaggio che deve uscire e sempre. E poi una raccolta di fondi, e dopo una raccolta sera. Di fondi. Tante belle iniziative che vede tante donne insieme,
E la forza delle donne è anche questo, aiutarsi a vicenda. Assolutamente, guarda, la forza che una donna ha, anche quando ha un periodo brutto, è una cosa meravigliosa. Io mi rendo conto che chi sta passando un periodo come questo arriva a tirare fuori veramente una grinta splendida, una voglia di stare insieme, una voglia di condividere, una voglia anche di aiutare altre persone e di, non so, e di veramente partecipare ancora di più. Mariangela, quando tu ti guardi allo specchio, che donna vedi oggi? Perché anche tu dobbiamo dire che hai avuto delle difficoltà legate al mondo della salute, poi adesso io non voglio che tu ne parli per forza, però quando ti vedi allo specchio come ti vedi oggi? Allora, come mi vedo ingrassata? Mi vedo serena, serena, mi piace quello che sto facendo, amo le mie donne, amo perché sto bene nel mondo della donna. Vorrei fare tante cose in più. Vedo una ragazzina, no, che da piccola si sedeva sulla sedia ed ero talmente brava a raccontare delle storie, delle bugie, che tutti quanti mi credevano. E vedo una ragazzina che accompagnava il papà con le trecce lunghe, vestita sempre tutto quanto, a vedere le partite di calcio. E vedo una persona, una ragazzina di 12-13 anni che ha iniziato a vedere invece gli ospedali, no? Perciò da un momento piacevole alla sofferenza di un percorso, a una sofferenza di una mamma che comunque ha sofferto veramente tanto, al mio passato, no? Che è stato un passato abbastanza particolare, con delle sofferenze, con delle cose, però si supera. Si supera tutto, ci si diventa più forte, più voglia di lottare, più voglia di vincere, ma soprattutto di stare e di condividere con altre donne un qualcosa che secondo me bisogna assolutamente farlo. L'unione fa la forza e la forza che ha le donne, guarda, nessun uomo non la può avere. Una bella chiusura questa. Mariangela, io ti ringrazio tanto, perché poi ci rivedremo sicuramente, perché io ci tengo a promuovere tutte le iniziative dell'Andos proprio nei nostri telegiornali di Telefriuli. Quindi io ti ringrazio tanto per essere stata in nostra compagnia e noi ci vediamo alla prossima puntata di Donne allo Specchio. Seguite anche l'Andos con Mariangela Fantin, perché c'è il sito aggiornatissimo. Grazie.